Hey Kuj, ben ritrovati dal vostro Andrew Link, molto in questo secondo episodio della Supercut di Pokémon Let's Go Eevee. Oggi cercheremo, e faremo ovviamente, sia la palestra di Little Surge, ovvero il luogo tenente Surge, che quella di Erika. Però prima prendiamo un Bulbasaur che è qui dentro. Non ricordavo affatto che fosse qui dentro Bulbasaur, anche perché nella run di Pokémon Pikachu, di Pokémon Let's Go Pikachu, quella che ho fatto per conto mio, ho allenato il Bulbasauro che ho trovato nel bosco Smeraldo e non l'ho preso questo. Questo per puro caso l'ho visto ora, mentre mi stavo preparando a registrare, per sbaglio ho mosso la levetta in avanti e sono entrato in questa casa. Affrontiamo il nostro rivale Tracer, amore di Tracer. Link, aiuto, c'è un po' visto un po'. Wow! Lui vede un Pokémon e urla. E ci sfida. Però ora è tutto quanto fiero. Combattiamolo alla svelta, va. In poche parole, Tracer ha visto un Pokémon parlante e ora ha paura. Mi dispiace. Ed ora il ponte Pepaita. E ci sono 5 allenatori da affrontare. E via con il numero 1! Vai con la numero 2! Ali Teenager? Ali. E ora vai con il numero 3, sarà dura per te. Vai con il quarto allenatore, che anch'essa è donna. Ultimo e quinto allenatore per questa serie mi polverizzerà. Si evolve Pidgey. Pidgey è diventato un picciotto. E anche Bulbasaur a livello 16 si evolve in Ivysaur. Ed ecco Ivysaur. Ecco la casa di Bill, Poké fanatico. Non sembra che sia in casa. Nope. Un Nidorino. Oh. Ehi tu, sono un Pokémon. No, che dico, sono Bill. Chiamami Bill. Sono un vero appassionato di Pokémon. Cos'è quella faccia scettica? Non scherzo mica. Uno dei miei esperimenti è andato storto e mi sono fuso con un Pokémon. E ora come faccio? Aiutami, ti prego. Vabbè. Quanto mi dai? Niente. Hai paura di restare così per sempre? Non so come faccia un bambino di 10 anni a capire con uno schermo dove non ci sono immagini a capire che deve cliccare in un certo punto. Ciao Nidorino. Oh, ecco Bill. Wow. Ah però, è come sulle carte Pokémon, uguale. Evviva, grazie infinite, ti devo un favore. Sì, ho il tuo box nella borsa, ma non importa, cioè non si sa neanche se qui l'ha inventato lui il box Pokémon, non si sa. Ad ogni modo, ce l'ho nella borsa, va bene così. E abbiamo i biglietti, due biglietti per andare sulla moto nave Anna ad una festa esclusiva. E che bello. Eccolo, al 21 si evolve anche Bellsprout. E poi Razzurropoli in Victreebel. E ora andiamo dal capitano a farci insegnare questa tecnica segreta chiamata fendente. Il capitano sta male. Gli massaggiamo la schiena e... Oh, ti senti già meglio? Ok, insegnami questa tecnica segreta, ma... Ah, però... Eevee no, Eevee è super bravo e può imparare la tecnica segreta, anche se in realtà la potrebbero imparare solo gli esseri umani. Mi chiedo come faccia un essere umano a imparare saltando a tagliare un albero, seppur piccolo. Comunque sia, salti e tagli l'albero. Devo allenarmi perché ancora non ci sono riuscito. Mi sono allenato molto ma ancora nulla. E meglio non guardare cosa c'è dentro. Invece, diceva nelle vecchie generazioni, meglio nella prima, diceva, avrei fatto meglio a non guardare. E quindi siamo anche pronti ad affrontare la palestra di Little Surge. Luogo tenente Surge, Lieutenant, ditelo come vi pare, tanto sempre quello significa. LT, LT, Little, T. Insomma, tanti modi di essere detto. Però non sarà facile raggiungerlo. E invece sì, in teoria ho scoperto che i bidoni non sono random, sono precisi, hanno una... No, voglio parlare con lui perché devo sfidarlo.
sono messi in un ordine specifico. Però vediamo se è vero. Ora ho premuto il primo, che è questo qui. Vediamo se la mia teoria è giusta. E invece sì, la teoria funziona. A quanto pare bisogna premere il bidone sotto e poi quello sopra. Che bella cosa. E siamo quindi pronti ad affrontare lui, il comandante. Welcome alla palestra di Arancioboli. E tu chi sei, baby? Un nuovo challenger? Pensi di potermi battere con una squadra così weak? Hai del coraggio, ragazzino. Ma temo che tu non stia prendendo sul serio sulle lotte di Pokémon. Let's battle! Ti darò un bello shock con i miei Pokémon. Dovrei leggere Pokémon, perché non so perché, però gli americani dicono Pokémon. Pokémon! E quindi... Però no, Pokémon è la pronuncia corretta. Ovvio. Pocket Monster. Perché loro dicono Pocket Monster, quindi Pokémon. Però no, va letto Pokémon, Pocket Monster, quindi... Comunque lui ci fa un bel fulminazzo. Ha fatto malino. Beh, con brutto colpo gli ho tolto quasi metà vita, quindi direi andare con un Paralyzer. No, 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 non, tu non hai capito nulla. Per questo ho un Pokémon Go. È una tecnica di tipo erba. Va bene che la paralisi è uno status di tipo elettro, ma se la tecnica è di tipo erba ci sarà un motivo, no? Ha fatto perdere solo un turno. Va bene. E ovviamente rimango paralizzato io. Quindi ora mi tocca switchare. Se manda Magnemite mi va di lusso, perché comunque sia posso mandare Vulpix e fargli un bel po' di danno. Perfetto, perfetto. Ho usato Beedrill come foraggio perché mi serviva un attimo da switchare tra Magnemite e PG8, perché per sbaglio ho messo PG8 davanti, non ci ripensavo che era elettro. Tutti quanti elettro usano qua sti bifolchi, quindi Braciere dovrebbe bastare a un Pokémon di livello 25? No, il 2 per non basta. Wow, un altro fulmine che prendiamo come dei campioni, perché non è molto efficace contro il tipo erba l'elettro, e va benissimo così. Quindi Magnemite gli succhiamo un po' di vita col parassiseme. Beh, intanto recupero full vita. Perfetto, vediamo un po' se muoviamo gli eventi. No, 18, quindi forse 18 è il numero massimo allora. E va KO con l'ultimo Lich Seed, ok, perfetto. Ora manda Raichu. E a Raichu, se gli metto il parassiseme, l'ho vinta a tavolino. A posto. Gli ho messo il parassiseme, questa è vinta, ragazzi. Perfetto, lui non si è ricaricato. Io invece ho revitalizzato Vulpix. Così con l'ultimo parassiseme che gli succhia la vita dovrebbe essere fuori gioco. Così anche Vulpix si prende un po' di punti esperienza. Ebbene così, good game davvero. Ora dobbiamo andare attraverso il tunnel roccioso e poi alla palestra di Erika. Ce la facciamo? Ce la facciamo per forza. Guardalo come è arrabbiato con quei denti. Wow, alright, prendi la medaglia tuono. Batti 5 o batti coda. And siccome sei speciale, tieni, prendi questo. Autografo da Leader Surge. Tanto perché lo sappiate, il team è stato levellato un bel po'. Ho registrato la prima parte del video, quella in cui combatto contro il luogotenente Surge, diversi giorni fa, praticamente in concomitanza al primo episodio, quindi ho registrato per 4 ore circa e dopo che ho fatto ho detto facciamo una cosa, dobbiamo allenare un po' la squadra, fermiamoci un attimino e levelliamo. Levelliamo come non ci fosse un domani. Ed è quello che ho fatto. Quindi il team è abbastanza forte. Inoltre ho scambiato un Diglett normale per ricevere un Diglett di Alola, e che si è evoluto subito in Dugtrio, perché comunque sia era a livello 26, quindi non poteva essere altrimenti.
Weeping Bell al 36 ha imparato Velo in puntura e ora lo faccio evolvere in Victory Bell, così impara anche dopo. Power Whip, che non ho ricordi su come si chiama in italiano, perché è una tecnica che non ho mai usato. War Turtle al 31. Squirtle, che ho preso dopo la palestra, si è subito evoluto in War Turtle, era al 16. Vulpix, che l'ho catturato al livello 16, mi sembra, forse un pochino più basso. Comunque sia, ora è al 31 e lo faccio evolvere perché al 31 mi ha imparato Fuoco Bomba. Qualche livello prima Lanciafiamme, quindi ho Fuoco Fato, Fuoco Bomba, Lanciafiamme e Turbo Fuoco, mi sembra. No, Fuoco Fato, Fuoco Bomba, Attacco Rapido e Lanciafiamme, quindi è una belva questo Pokémon, facciamolo evolvere. Farò evolvere anche Weeping Bell. PG8 sta per salire di livello, si evolverà. Beedrill mi ha imparato Oltraggio. Non so, forse la mega evoluzione è tipo Drago, non mi sono mai informato. E Dugtrio di Alola, che comunque sia è terra acciaio, quindi è un doppio tipo che sinceramente mi fa impazzire, anche perché non l'ho mai usato. Ed eccoci ad Azzurropoli, signore e signori, siamo arrivati ad Azzurropoli. Quindi andiamo subitissimo a battere la palestra, però prima facciamo evolvere i due Pokémon che vi ho detto. E la squadra è al completo, forse Beedrill è da togliere. Ad ogni modo, ho trovato una pietra focaia vicino alle parti di Azzurropoli, se non sbaglio. Una pietra foglia, quella l'ho trovata quando appunto sono andato a prendere Bagliore dall'assistente del professor Oak. Eccolo qua, bellissimo! Ad ogni modo la squadra è pronta! Manca solo Blastoise e PG8 che sta per evolversi, manca pochi punti, gli mancano. E a posto! Sì, Dugtrio dovrà salire un po' di livello e le caramelle rare non so neanche se le userò, probabilmente sì. Perché, però comunque sia, vi ricordo che anche le caramelle rare contano come caramelle potenziamento e quindi Pokémon si affeziona molto più facilmente a te. Ninetales è carinissimo, bene, posso accarezzarlo? Fatti fare qualche... Cucciolotto! Ma che cucciolotto? È una volpe! Una volpe a 9 code, attenta che se la tocchi... C'hai 1000 anni di sfiga. Ed eccolo, PG8 che si evolve. Pidgeot. Oh yeah. Ed eccoci da Erika. Poi stavo anche pensando, no, magari qualcuno potrebbe dire: ma Andrelink, ti porti Beedrill dalla Lega Pokémon, che comunque sia non puoi avere la mega evoluzione prima di finire il gioco. Sì, è vero, però ho visto come usare Beedrill nel competitivo e tanti anni fa l'ho visto, era in Pokémon Platino, era una lotta competitiva molto agguerrita. A sto punto questo tizio caccia Beedrill, sconvolge le sorti della lotta, è stata una cosa eccezionale. Quindi Beedrill, ragazzi, se sapete usarlo, è davvero un buon Pokémon, a differenza di Butterfree. Ma affrontiamo Erika ora. Benvenuto, che giornata meravigliosa, non trovi? Si sta benissimo. Ehi, sveglia! Oh, accidenti, devo essermi addormentata. Ehi! Ah, piacere di conoscerti, sono Erika, la capopalestra di Azzurropoli. Studio l'arte delle composizioni floreali e i miei Pokémon sono tutti di tipo erba. Oh, scusa, non avevo capito che volevi sfidarmi come desideri, ma ti avverto che non perderò. Oh, davvero non perderai? Lo vedremo. Signorina Erika. Tra l'altro, Brock è venuto qui perché deve mantenere buoni rapporti con i capi palestra. Buoni rapporti con i capi palestra. Sì, Brock, immagino che tipi di rapporti vuoi intrattenere con gli altri capi palestra. Tra l'altro, comunque sia, se consideriamo Pokémon la grande avventura, che in parte questo gioco ha preso appunto dei dettagli da quel manga, Erika, Brock e Misty comunque si erano i capopalestra buoni, diciamo. Il suo ultimo Pokémon è Vileplume. Non so perché mi ricordavo un Victreebel io, ma non come ultimo Pokémon, come Pokémon in generale. Forse quando la risfidiamo. E ti pareva che mi evitava il fuoco bomba? Meno male. Yeah. E non l'ha mandato KO. Sto iniziando a pensare che il mio Ninetales abbia un attacco speciale scadente. Ciao.
perché non c'è altra spiegazione. Va bene che era a 34, ma fuoco bomba. Ti sei meritato la medaglia arcobaleno? Grazie. Oia, dammi il 5, compare! Con la medaglia arcobaleno i Pokémon fino a livello 50 ricevuti da un altro allenatore ti seguiranno sempre. E Mega Assorbimento. Quarta medaglia recuperata. Ora, in teoria, dovremmo andare alla torre Pokémon e poi, comunque sia, recuperare il dispositivo della Sylph che ci permette di vedere i Pokémon fantasma, di identificarli. Facciamolo in maniera molto veloce. Io non so voi, ma a me la host di Lavandonia fa impazzire. È bellissima, l'ascolterei davvero per ore e ore. Però la host più bella è la seconda di Lavandonia, quando appunto sconfiggi lo spettro. Quella è ancora più melanconica e davvero quella è ancora più bella. Qui incontriamo Tracer, I'm already Tracer. Meno male che sono io, mi ha fatto spaventare per un attimo, perché sì, lui in genere chi viene alla torre Pokémon ci viene perché i Pokémon appunto sono morti. Sì, quello. Però una cosa che mi è sembrata strana è il fatto che Team Rocket in Pokémon di Origins che abbia ucciso appunto la mamma di Cubone con una... con un'asta elettrica, mo non so il nome tecnico, però è un'asta elettrificata che tu ci picchi le persone fino a ucciderle. In questo caso i Pokémon. E mi è sembrato strano perché se Pokémon si applicasse alla vita vera, beh, Marowak è tipo terra, la terra non conduce elettricità e Pokémon in teoria nell'anime si applica alla vita vera perché comunque sia hanno usato Pikachu come un generatore di corrente elettrica. Quindi mi chiedo, perché Marowak dovrebbe venire ucciso da un'asta elettrica? La nostra volta ha fatto scappare Cubone, ok. Che poi tra l'altro nel gioco originale, nella prima serie, quando noi incontriamo il nostro rivale, lui dice che cercava un Marowak. In realtà, il nome sbagliato è scritto Marowax. Questa è una piccola chicca che comunque sia in pochi hanno notato e nessuno ha mai appunto detto in tutte le serie che ho visto. E ora vedremo la paura negli occhi di Andre Link. La prima volta che ho visto questa scena davvero è stata spaventosa, ma per un motivo particolare. Non perché, non tanto per il fantasma in sé, ma per il fatto di quello che fa il fantasma. Ecco piccolo Cubone che fa scappare il fantasma, ma poi ne arriveranno altri. Ok, anche piccolo Cubone se ne va. Ora voi guardate che succede. Ok, l'allenatrice no, è sbagliato. Non doveva succedere questo. Guardate i fantasmi. Vi inseguono. Questa cosa mi ha lasciato davvero di stucco quando l'ho vista. Ho detto, ma porca miseria, i fantasmi ti inseguono. Nel prossimo episodio andremo a recuperare, ovviamente sempre con i dovuti tagli, nel rifugio Rocket, il dispositivo della Sylph che ci permette di vedere i fantasmozzi. E poi andremo comunque sia anche a fare la torre Pokémon, la palestra di Koga e anche la palestra di Sabrina. Quindi insomma ci sarà un po' di leveling tattico da fare, ma non vi preoccupate che lo facciamo. Attenzione però, Jesse e James? Siamo arrivati fin qui dalla Vandonia su ordine di Giovanni, ma di questo Mr. Fuji non c'è nemmeno l'ombra. L'unico posto in cui li abbiamo cercato è in cima alla torre Pokémon. È vero, c'erano quegli strani spettri e non siamo riusciti a salire fino in cima. Kibam. Visto che non abbiamo trovato Mr. Fuji, catturiamo almeno questo Cubone. Così non torniamo al rifugio a mani vuote. Ottima idea. Dai, torniamo alla sala giochi Rocket di Azzurropoli. Esatto. La tua mamma si trova ad Azzurropoli. Vieni con noi, ti portiamo da lei. Povero Cubone. Dai, sbrighiamoci. Comunque sia, hanno tolto anche il riferimento della mamma di Cubone morta.
Parlando con gli NPC in giro per la città, uno ti diceva: la mamma di Cubone è morta cercando di scappare dal Team Rocket. Invece qui l'hanno cambiato in una cosa tipo: non è riuscita a scappare dal Team Rocket. Comunque sia, tante piccole cose, che anche nella grotta la ragazza che dice: non immaginavo fosse così grande. Tu, allenatore maschio, cosa vai a pensare? Infatti è stato cambiato in: non pensavo che questa grotta fosse così grande. Ecco, già assume tutto quanto un altro senso la frase. Ad ogni modo, Cugio, per questo video è tutto. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Ci vediamo, spero di riuscire questa volta a caricare la nuova parte entro 2 giorni. Inoltre in descrizione trovate i link per i miei social, Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye.